mangeons tous les bonbons. Des sourires, à quel plaisir, oh que c'est bien. Tournons rond, petit pont, et chantons quelques chansons. Quel plaisir, ah c'est parti, oh tiens-toi bien. Gio Marsà, sindaco di Monaco, che ci ha ospitato qua e ci ha fatto l'onore di essere presente per l'apertura e il proseguo di questa Monte Carlo Fashion Week. Inizierei col chiederle, questa voce moda che significato ha, cosa rappresenta per il Principato di Monaco e per tutti i turisti ovviamente che ogni stagione popolano il vostro meraviglioso mare? Alors la Fashion Week de Monaco qui a aujourd'hui 10 ans, c'est quelque chose de très important pour Monaco. Ça a été créé par la Chambre de la Mode avec les artistes, les modélistes monégasques. Et aujourd'hui c'est important pour la promotion de la mode dans le monde. Donc nous on est très contents d'avoir des acteurs prestigieux qui viennent pour cette Fashion Week à Monaco. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est très importante pour nous, aujourd'hui on parle de domaines comme l'éco-responsabilité, la circularité, et ce sont des missions typiques pour Monaco, des missions environnementales. Et donc nous on est très heureux que cette année, dans le cadre de la Fashion Week, il y ait des thématiques qui soient présentées aux visiteurs, sur des thématiques chères à la principauté de Monaco. News, I got good news. It is the best news in the world to me. News, I left the blues far behind and what a day it's gonna be. I'll broadcast to the world about it and you'll be smiling too, don't doubt it. Ed eccoci finalmente giunti al Grimaldi Forum per la cerimonia di chiusura di questa meravigliosa Monte Carlo Fashion Week con la consegna degli awards per le imprese del settore moda, dalle telecomunicazioni all'industria tessile moda, che si sono dimostrate particolarmente virtuose in alcuni ambiti fondamentali per lo sviluppo sostenibile e responsabile del fashion system. A tra pochissimo, restate con noi e godetevi questa eccezionale notte sotto il cielo monegasco. A più tardi. The sun comes out when you start laughing. The bad news boys are overstaffing. You're riding all the wrongs with sunlight. Cerimonia degli awards dove scopriremo le imprese più virtuose operanti nel settore della moda, dalle telecomunicazioni alle imprese tessili eccetera, ma tu Massimo Colavutti, presidente di una realtà poliedrica che a Milano ha fatto un po' scuola, è stato un modello di business abbastanza innovativo, che tipo di scenario vedi qua a Monte Carlo per le imprese italiane e per il Made in Italy che tu sappiamo da sempre sostenere con grande forza e grande vigore? Beh, noi siamo qui perché Monte Carlo è una piazza incredibile, è un palcoscenico naturale, per cui noi per riuscire, uno degli elementi che utilizziamo per proporre in modo costruttivo e lanciare il Made in Italy presso la nostra location è aver scelto una location che è prestigiosa, che è molto bella, che è un palcoscenico a sua volta e quindi un luogo ideale per esporre i prodotti che selezioniamo del Made in Italy presso di noi. Monte Carlo è tutta la città così e di conseguenza è un posto che si presta molto bene per eventi come quello che assistiamo qui oggi e stiamo lavorando fattivamente con la Fashion Week di Monte Carlo per lavorare assieme a partire dal prossimo anno. Ladies and gentlemen, on behalf of the Chambre Monégasque de la Mode, I welcome you to the 10th anniversary of the Monte Carlo Fashion Week. And poets arise. Tell me a story, won't you? Let me the fire in your eyes. Monte Carlo è una città molto vicina a Milano. Sono due città che si attraggono in modo naturale, quindi non c'è nulla di. Non dobbiamo forzare nulla, cioè è già un'attrazione che esiste. E vogliamo creare un maggior vicinanza, sia perché al pubblico di Monte Carlo sono convinto che può interessare l'offerta del Salotto di Milano, da un lato. Dall'altra, operazioni su Monte Carlo, come questa che vediamo qui in questi giorni, la reputo
molto vincente perché è adeguata ad una città come questa, motivo per cui vorremmo lavorare insieme per trovare delle formule per avvicinare le due città e usare questo gemellaggio, questa vicinanza per lanciare meglio il Made in Italy che rappresentiamo. Stand up, rise up and hold up your arms. Carry that flag with your head high, right through the bells and alarms. Il Made in Italy nel mondo, sicuramente Monte Carlo è una delle più importanti vetrine a livello internazionale per promuovere il Made in Italy. Dal punto di vista però dell'innovazione, della sostenibilità, di tutti questi temi che abbiamo visto in questi giorni essere molto cari al Principato di Monaco e senza ombra di dubbio molto cari al pianeta intero. Il Made in Italy che cos'ha come valore aggiunto, in che cosa si contraddistingue, in che cosa potrebbe contraddistinguersi con le adeguate risorse? Questo è un tema molto grande, molto complesso, un vaso di Pandora è aperto. Secondo me tutti noi facciamo ancora molto poco, non vedo grandi marchi che si siano già lanciati in queste operazioni e quindi ritengo che ci sia un grande spazio libero. È chiaro che non è facile creare prodotti che soddisfano tutte le esigenze, ovvero sia del pubblico esigente che vuole vestiti adeguati al loro stile di vita o ai loro eventi come quello di questa sera e nel contempo soddisfare bene quello che vogliamo noi come sostenibilità. Però chi ci riuscirà, secondo me, farà veramente bingo in un momento come questo. Ti ringrazio per la tua preziosissima testimonianza e ci rivedremo in un altro Lido prestissimo. Assolutamente, e vi aspettiamo a casa nostra in questo caso. Grazie Massimo.